emozione perché sì, è da, da tantissimo tempo che partecipa. Sì, sì. E qua per porgere gli auguri di Pasqua, penso. Ecco, mi sembra una bella cosa, ecco, l'attenzione a persone che fanno un po' più fatica dovrebbe essere una delle cose più importanti della, di tutte le comunità cristiane. E quindi questo è un gesto che fra l'altro si ripete da tanti anni, quindi vuol dire che è un gesto radicato e questo lo fa ancora più bello, perché vuol dire che è dentro una tradizione che ha bisogno di continuare. Quindi abbiamo una tradizione che è Don Alberto all'interno di un'altra tradizione che è il pranzo offerto dalla comunità di Ecco. Sì, diciamo anche così. Sì. Grazie. Ci avete messo, a posto. Allora, come al solito, anche il vice sindaco di Gallarate interviene al pranzo pasquale, era intervenuto con la natalizia, con la pasquale. Ormai è una tradizione che Gallarate si faccia rappresentare. Dei nostri ormai. Ma più che dei vostri sono di tutti. Sì, ma è sempre un piacere venire, come ho detto anche ieri, ho avuto occasione di dirlo sulla stampa. Essere qua, secondo me, è motivo anche di orgoglio per la città stessa, perché la solidarietà in generale e la sussidiarietà che rappresentano le associazioni è per le amministrazioni comunali un valore aggiunto. E motivo in più in queste, diciamo così, feste che rispecchiano poi la nostra tradizione, le nostre culture, dare questi segni lo fa diventare ancora di più fortemente sentito all'interno della comunità. Quindi buona Pasqua a tutti e veramente tanti auguri a tutti quanti. Va bene così. Perché abbiamo iniziato a dicembre 99 a fare i pranzi. E poi ti devo dire che noi abbiamo continuato una tradizione che veniva meno perché la signora Giollo, la moglie di Antonio Giollo, il dottore, pediatra, aveva iniziato a fare i pranzi, poi li faceva solo a Natale. Allora riuniva 20-30 persone e andavano, mi sembra di ricordare, andavano a imbandivano la tavola. Ti ricordi che c'era la messa delle Acri? Sì. Sì, dove adesso c'è il Buon Samaritano. Sì, c'è il Buon Samaritano. Andavano lì e facevano questo. Lei non ce la faceva più per vari problemi suoi, personali, una storia e l'altra. Allora mi sono messo d'accordo con lei, ho detto, noi continuiamo questa tradizione, se vuole facciamo questi due. Queste due scadenze. 19 anni di tradizione di Exodus, però prima c'era una tradizione precedente. No, sono 20 anni di tradizione, sì. No, a Pasqua non c'è mai stato niente. Pasqua l'abbiamo aggiunto noi. Certo. A Natale però era già 2 o 3 anni che la signora Giollo faceva questo pranzo radunando, e mi sembra che fosse insieme alla Caritas o una cosa del genere, che allora non era organizzata come adesso, più che altro faceva capo alla parrocchia del centro. No. Quante persone riesce a riunire qui? Adesso? Mediamente 200. Devi pensare che noi abbiamo 150 ospiti, lascia stare gli extracomunitari che sono 124, ma poi in comunità ne abbiamo circa una 25-30. Poi ci sono gli operatori, poi ci sono quelli dei lavori socialmente utili che vengono, poi ci sono quelli del centro d'ascolto che vengono. Per cui noi già di nostro avremo un 70-80 presenze e poi altra gente che viene dalla città. Si aggiungono che viene dalla città. Mi hanno detto tra l'altro che dovrebbero venire anche il gruppo di Via Pacinotti. Io non ci credo tanto, però se succede abbiamo fatto l'ennesimo miracolo. Vediamo che sono 7-8. Sono di più, sono 7-8. Che comunque ormai appartengono stabilmente alla realtà. Abbiamo dato questo incarico qui al Silvio. Sai Silvio, quello che stava nel camper, gli aveva regalato l'avvocato Romano. E che adesso ha la casa. E lui si è preso questo incarico, che non è neanche tanto facile. C'erano altri volontari che sono andati a trovarli in settimana, martedì o mercoledì. E si sono messi d'accordo che venivano pure questi 7-8 di Via Pacino. E la pancia leva la vita per essere notato, ma sarebbe cresciuto, ma sarebbe tornato. Io sono pazzo.
ancora più bassa. L'approccio è soft. L'approccio è soft.
Io faccio con la bassa. L'approccio è soft. One and two and one, two, three, four. Abbiamo iniziato a dicembre 99 a fare i pranzi. E poi ti devo dire che noi abbiamo continuato una tradizione che veniva meno perché la signora Giollo, la moglie di Antonio Giollo, il dottore, pediatra, aveva iniziato a fare i pranzi, poi li faceva solo a Natale. Allora riuniva 20-30 persone e andavano, mi sembra di ricordare, andavano a imbandivano la tavola. Ti ricordi che c'era la messa delle Acri? Sì. Dove adesso c'è il Buon Samaritano. Sì, c'è Buon Samaritano. Andavano lì e facevano questo. Lei non ce la faceva più per vari problemi suoi, personali, una storia e l'altra. Allora mi sono messo d'accordo con lei, e noi continuiamo questa tradizione, se vuole facciamo questi due. Queste due scadenze. 19 anni di tradizione di Exodus, però prima c'era una tradizione precedente. No, sono 20 anni di 20 tradizione, anni, sì. 20 anni. No, a Pasqua non c'è mai stato niente. Pasqua l'abbiamo aggiunto noi. Certo. A Natale però era già 2 o 3 anni che la signora Giollo faceva questo pranzo radunando, e mi sembra che fosse insieme alla Caritas o una cosa del genere, che allora non era organizzata, certo, come adesso, più che altro faceva capo alla parrocchia del centro. No. Quante persone riesce a riunire qui? Adesso? Mediamente 200 tranquilli. Devi pensare che noi abbiamo 150 ospiti, lascia stare gli extracomunitari che sono 124, ma poi in comunità ne abbiamo circa una 25-30. Poi ci sono gli operatori, poi ci sono quelli dei lavori socialmente utili che vengono, poi ci sono quelli del centro d'ascolto che vengono. Per cui noi già di nostro avremo un 70-80 presenze e poi altra gente che viene dalla città. Si aggiungono che viene dalla città. Città. Mi hanno detto tra l'altro che dovrebbero venire anche il gruppo di Via Pacinotti. Io non ci credo tanto, però se succede abbiamo fatto l'ennesimo miracolo. Vediamo che sono 7-8. Sono di più, sono 7-8. Che comunque ormai appartengono stabilmente alla realtà. Abbiamo dato questo incarico qui al Silvio. Sai Silvio, quello che stava nel camper, che gli aveva regalato l'avvocato Romano. E che adesso ha la casa. E lui si è preso questo incarico, che non è neanche tanto facile. Non c'ero, però c'erano altri volontari che sono andati a trovarli in settimana, martedì o mercoledì, e si sono messi d'accordo che venivano pure questi 7-8 di Via Pacino. Mezzo avete messo, a posto. Allora, come al solito, anche il vice sindaco di Gallarate interviene al pranzo pasquale, era intervenuto con la natalizia, con la pasquale. Ormai è una tradizione che Gallarate si faccia rappresentare. Dei nostri ormai. Ma perché dei vostri sono di tutti. Sì, ma è sempre un piacere venire, come ho detto anche ieri, ho avuto occasione di dirlo sulla stampa. Essere qua, secondo me, è motivo anche di orgoglio per la città stessa, perché la solidarietà in generale e la sussidiarietà che rappresentano le associazioni è per le amministrazioni comunali un valore aggiunto. E motivo in più in queste, diciamo così, feste che rispecchiano poi la nostra tradizione, le nostre culture, dare questi segni lo fa diventare ancora di più fortemente sentito all'interno della comunità. Quindi buona Pasqua a tutti e veramente tanti auguri a tutti quanti.
va bene così. Al pranzo organizzato per Pasqua da Exodus, e Don Alberto è una tradizione perché sì, è da tantissimo tempo che partecipa. Sì, sì. E qua per porgere gli auguri di Pasqua, penso. Ecco, mi sembra una bella cosa, ecco, l'attenzione a persone che fanno un po' più fatica dovrebbe essere una delle cose più importanti di tutte le comunità cristiane. E quindi questo è un gesto che fra l'altro si ripete da tanti anni, quindi vuol dire che è un gesto radicato, e questo lo fa ancora più bello, perché vuol dire che è dentro una tradizione che ha bisogno di continuare. Quindi abbiamo una tradizione che è Don Alberto all'interno di un'altra tradizione che è il pranzo offerto dalla comunità di Exodus. Sì, diciamo anche così. Sì. Grazie.